battuta di caccia agli acquatici nella terra allagata di Alessandro e Luigi Cucchi qui nella Bassa Bresciana, e quelle che vedete sono le catture di 3 giorni distribuiti appunto su 3 postazioni di caccia. Ne parliamo con Manolo Rovetta, che è uno dei cacciatori che frequenta questa tesa. Vediamo un bel bottino, Manolo. È andata bene questi 3 giorni, abbiamo ammazzato delle murette, dei germani, dei fischioni, dei mestoloni, alzavole, e siamo proprio contenti. Diciamo che questa è una zona dove il passo è abbondante e si vede un po' di tutto. Si vede di tutto, ma dietro a questi risultati c'è il lavoro di questa famiglia di un anno, ma di ore e ore e ore, e alla fine i risultati si vedono. Conservazione del territorio, creazione di un habitat ideale. 3-4 appostamenti distribuiti in questa tesa. 3 appostamenti, però che dirige tutti gli ordini è ancora il signor Luigi. Signor Luigi. Luigi Cucchi. Allora, parliamo un attimo della non solo della passione della caccia per gli acquatici, ma di quello che c'è dietro. Si arriva qui al mattino presto. Si arriva qua al mattino presto, si beve il caffè, perché qua di tradizione si beve il caffè, poi si aspetta che arriva Alessandro, che dice 2 vanno di qua, 2 vanno di là, e dopo in base agli incarichi e in base a come ci sono i selvatici, noi abbiamo le radio collegate e facciamo la battuta, quindi iniziamo la battuta di caccia. Perché dura quanto in media? Ma la mattina un paio d'ore, dopo chi ha tempo sposta qua anche fino a mezzogiorno, però diciamo un paio d'ore la mattina e un paio d'ore il pomeriggio, che si riesce a fare la cosiddetta fucilata. Quest'anno come sta andando in genere? Ma io dopo tanti anni di caccia che vado agli acquatici, come quest'anno non ho mai visto, però bisogna parlare con gli esperti, che loro lo fanno da 50 anni questa caccia. Fino a quando si può andare avanti a sparare? Fino al 31 gennaio. Fino al 31 gennaio. Che proprio quando ci sono tanti uccelli, ma purtroppo le leggi... Dal 31 gennaio Luigi e Alessandro ricominciano a lavorare alla tesa. Ricominciano l'1 febbraio e cominciano a lavorare i terreni, a mettere a posto i casotti, i camminamenti, a tagliare l'erba, per far sì che così noi l'anno prossimo arriviamo qua e facciamo questi risultati. E vi possiate divertire in questo modo. Perché prima è un divertimento e poi c'è la passione per la caccia, che ci sono risultati così. Allora, 2 parole su quello che si usa per sparare, perché stamattina abbiamo visto un abbattimento molto particolare, piuttosto lungo, dove qualcuno era incredulo, si diceva ma fino là sono 80 metri, forse di più non ci si arriva. Allora, diciamo che ogni cacciatore usa le sue cartucce e la sua teoria, però a quelle distanze usiamo le Super Magnum. Sono 12 Super Magnum? 12 Super Magnum, dopo c'è chi usa il 20, ma col 12 da parte mia si va tranquilli. Sì, si va tranquilli e gli abbattimenti sono morti senza che l'animale soffra un dolore. O rimanga ferito, ecco. Però io dico che qua ci sono tanti che vanno via all'estero a caccia, ma qui in questi bottini. L'estero ce l'abbiamo qui. L'estero ce l'abbiamo qui. Grazie alla famiglia, che ripeto, il lavoro che fanno è infinito. E poi abbiamo una bella compagnia che ci troviamo anche... Tutti amici che vi ritrovate qui, dividete le gioie della giornata... Coi dolori. Nelle giornate di freddo si prende anche quello, però cioè, alla fine si arriva soddisfatti, comunque si è andata la giornata. Sì, indifferentemente da quello che si abbatte o cattura, noi siamo contenti della compagnia, perché ripeto, qua c'è il caffè, poi c'è la colazione alle 9. C'è il terzo tempo. A mezzogiorno andiamo a mangiare nella loro trattoria. Da Marco si gusta anche dei piatti prelibati, tipici. E siamo una bella compagnia e sono contento di venire a caccia la mattina io. È stata chiamata la famiglia Cucchi, allora è giusto interpellare anche Luigi Cucchi per parlare un attimo del lavoro che c'è dietro questa passione agli acquatici, perché siete impegnati tutto l'anno. Ma sicuramente tutto l'anno. Bisogna preparare le anatre, bisogna preparare tutti gli appostamenti e tenere in ordine tutto. Richiami vivi. Insomma, bisogna lavorare tutto l'anno. Quando è che vi allagate il campo? Finito di raccogliere il grano ai primi di agosto. Ai primi di agosto già viene allagato? Sì, ma un po' è su tutto l'anno, per il ripopolamento e per i nostri comodi, per fare le anatre noi nuovi arrivati. Ci diceva prima che questa è una zona di passo importante. Sì, almeno qui vediamo sempre gli uccelli tutti i giorni.
tutti i giorni, non abbiamo ancora saltato un giorno dal primo giorno di caccia senza vedere uccelli. Sembra abbastanza buono il passo. Anche l'anno scorso non è stato male, però sono passati più a fine novembre e primi dicembre. Invece quest'anno è già iniziato molto bene. Il fatto che abbia fatto caldo fino adesso? Li hanno fermati, però adesso stanno recuperando. Col freddo? Col freddo si pensa di uccidere anche di più, non so. Pensiamo almeno. Auguri. Grazie. E come si dice in queste occasioni, il bello della caccia è proprio questo. Tra un alzavola e un germano abbiamo avuto tempo anche di raccogliere qualche chiodino qui nei campi intorno all'azienda di Cucchi, quindi tra poco ci sarà anche un ottimo risotto con i chiodini. Ma abbiamo fatto colazione, come avete potuto vedere, è finita la nostra mattinata di caccia. Un brindisi dobbiamo farlo per ringraziare Alessandro e Luigi Cucchi di questa bella mattinata. Salute! Salute! Salute!